Siamo all'Istituto Santa Marta di Pesaro, una giornata molto importante perché? Perché oggi la Onlus Gulliver donerà all'Istituto Santa Marta di Pesaro questo straordinario strumento che ho in mano e si chiama defibrillatore. Il defibrillatore sappiamo benissimo è un apparecchio che serve proprio a riattivare la funzione cardiaca in situazioni di grande difficoltà. La Onlus Gulliver, grazie a un progetto di riciclo delle varie cose che vengono donate alla Onlus e poi rimesse proprio in circolo, in una sorta di concetto reale di economia circolare, ha potuto raccogliere dei fondi e con questi fondi ha comprato questo defibrillatore che viene oggi, proprio nella giornata di lunedì mattina, donata all'Istituto Santa Marta di Pesaro. Con l'assessore Mila Della Dora siamo all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro, un'iniziativa importante in una scuola importante per la città. Sì, abbiamo presentato una bellissima iniziativa, una sinergia fra la Onlus Gulliver e l'Istituto Alberghiero. Abbiamo visto quando i prodotti non hanno mai una fine, quindi magari quello che pensiamo che sia finito anche dentro casa nostra, c'è la possibilità di essere rigenerato, donato o acquistato a persone che ne hanno bisogno. Gulliver è una realtà che in questi anni è cresciuta tanto, lo ha dimostrato con quello che è stato presentato oggi, quindi il ricavato del mercatino, hanno avuto la possibilità di acquistare e donare un defibrillatore, uno strumento importante. Pesaro in questi anni ha attivato un processo, un percorso che si chiama Pesaro Città Cardioprotetta e quindi in ogni punto della città, in ogni palestra, in ogni piazza è presente un defibrillatore, grazie diciamo al comune che ha deciso di investire, ma anche grazie a tante realtà di volontariato come quella della Gulliver che hanno deciso di donarlo e di restituirlo alla comunità, perché questi sono i soldi diciamo dei cittadini che hanno deciso di acquistare quello che fa parte del mercatino o del mercatone di Onlus e poi viene ridonato alla città. Un altro progetto interessante è quello della rigenerazione dei computer usati, quindi hanno la possibilità, la competenza, grazie ai tanti volontari che ha Gulliver, di riqualificare questo materiale e di rimetterlo a disposizione a quei ragazzi e quelle famiglie in difficoltà che purtroppo in questo momento sono costretti a stare in casa e quindi magari seguire l'attività didattica con un computer e molto spesso queste famiglie in difficoltà non le hanno. Quindi una rete virtuosa, una sinergia importante che dimostra quanto le istituzioni nella nostra città abbiano la voglia e la capacità di fare rete. Siamo con Roberto Franca, il direttore, il dirigente dell'Istituto Santa Marta. Noi siamo abituati a chiamarvi presidi. Ci viene ancora la parola preside, che è una parola così bella che ci piace proprio perché il preside è nella nostra storia. Dirigente. La presentazione di questa iniziativa, di questa collaborazione con la Onlus Gulliver, fondamentale perché entra davvero nel concetto di utilità e scambio fra le realtà civili importanti della nostra città. Sì, ringrazio veramente tantissimo la Onlus Gulliver per la donazione che ha fatto, ma soprattutto, come si diceva, per iniziare questo percorso insieme, molto molto importante, che ecco, diciamo che questo è solo il primo passo, quello della donazione di un defibrillatore, ma porterà con sé la formazione per l'utilizzo di questo defibrillatore e non solo. Ci crediamo molto nella formazione, che è una formazione educazione, perché la Onlus Gulliver rappresenta anche questo testimonia, diciamo così, la solidarietà che c'è tra le persone e in questo periodo credo che sia la nostra arma veramente anti-Covid, la solidarietà. E non solo ecco, in questo aspetto formativo del defibrillatore, ma anche in collaborazione sul riutilizzo. In effetti noi abbiamo parecchi, una cinquantina circa di computer obsoleti, quindi che non si riescono più a utilizzare nella maniera giusta, ma grazie alla Gulliver, noi li abbiamo donati alla Gulliver, diciamo così, ma sono loro che fanno il lavoro grosso perché lo ricondizioneranno e quindi ce li renderanno nuovamente a noi per poterlo dare gratuitamente alle famiglie che ne hanno bisogno e poter così utilizzarlo per fare la famosa DAD o la didattica a distanza. Poi di iniziative ne verranno fatte tante altre, anche il discorso stesso dei ragazzi, quelli un po' più vivaci, diciamo così, che magari in qualche modo hanno bisogno di riflettere meglio sulle loro azioni e quindi possono
ecco, partecipare insieme ai volontari della Gulliver per magari sistemare qualche aula, verniciando ovviamente, ecco, non lavori strutturali, però verniciando, rimettendo a posto certi locali, per capire l'importanza di comportarsi in maniera corretta con tutti. Se avessimo avuto noi nel nostro passato l'occasione di fare questo, io avrei preso più note, avrei preso più sospensioni, perché effettivamente, cioè, mettere poi in atto un qualcosa che non si tratta di lavori forzati, ma si tratta invece di fare esperienze, di imparare a fare qualcosa, è molto importante. Sì, sì, ma questo infatti sarebbe l'effetto collaterale a cui tengo, perché questo può essere l'inizio, ok, faccio qualche cosa perché ho sbagliato e quindi ripiego, però dovrebbe nascere quella scintilla di dire perché non faccio, continuo a fare certe cose, perché capire di essere, che le tue azioni diventano utili per qualcun altro, secondo me è il messaggio migliore che possiamo dare, insomma. Diciamo che la sanzione è un pretesto, ma che poi porta ad altro. Preside, continuo a chiamarla in questo modo. Sì. Lei ha utilizzato prima due parole, due concetti che mi sono molto piaciuti, che ha già anticipato, solidarietà ed educazione civica. È un momento nel quale proprio tutta la società ha bisogno di questo, la scuola in particolar modo. Questa mattina abbiamo sentito alcune interviste radiofoniche proprio sulla scuola e ci è piaciuta una cosa che abbiamo sottolineato. In realtà, pur con tutti i problemi che ci sono stati, forse l'unica cosa che non si è mai fermata da un anno a questa parte è la scuola. Nonostante le difficoltà, nonostante la necessità di fare formazione a distanza, ma la scuola c'è sempre stata. Sì, la scuola c'è sempre stata, in modo particolare devo dire anche qui, non lo dico con orgoglio, ma nel senso, perché ci crediamo, la scuola è sempre stata aperta, anche nei momenti di difficoltà. Noi per esempio anche stamattina abbiamo i ragazzi perché fanno le attività laboratoriali, perché il messaggio che vogliamo mandare è questo, è vero, il Covid fa paura, ma noi non, la paura è un brutto sentimento che o ci blocca o ci fa fuggire. E io dico, no, affrontiamolo, noi rispettiamo le regole, è il messaggio che stiamo dando ai ragazzi, possiamo convivere con il Covid e quindi non ci deve bloccare. Per cui abbiamo sempre cercato di tenere la scuola aperta, non solo, poi anche a distanza, ci siamo attrezzati nel frattempo, non solo tecnicamente ma anche metodologicamente, perché fare la didattica a distanza vuol dire stravolgere anche la metodologia didattica, non puoi fare allo stesso modo. Per cui ecco, diciamo che il messaggio deve essere forte, non dobbiamo avere paura e insieme possiamo affrontarlo nel modo corretto, possiamo vincere questa situazione. Esatto, anche proprio cominciando a saper utilizzare il defibrillatore, che è proprio uno di quei degli strumenti che servono a vincere la paura. Certo, esattamente, esattamente. Quindi questo è una cosa importantissima, perché poi ecco, usare il defibrillatore vuol dire essere attento ai bisogni degli altri. E in quel momento c'è qualcuno in difficoltà e tu intervieni, non stai lì a guardare o far chissà che, ma intervieni in prima persona. Quindi direi che è il messaggio migliore che possiamo mandare a tutti. Siamo con Andrea Boccanera, presidente della Onlus Gulliver, e con due ragazze che si sono definite vallette, ma in realtà non lo sono, perché sono due persone fondamentali nell'organizzazione come la vostra, che mira davvero a questo concetto di economia circolare fatto nella maniera più semplice possibile, presidente. Sì, qui infatti ringraziamo Alessia e la Chiara, perché grazie al loro impegno, l'impegno di molti volontari, l'impegno anche dei cittadini che continuamente portano alle nostre sedi abiti, oggetti che non usano più, riusciamo ad oggi a presentare questo bellissimo progetto con l'alberghiero. Abbiamo donato un defibrillatore che andrà ad essere utilizzato all'interno della scuola. E cosa fondamentale, diamo il là all'inizio di questa collaborazione nel rimettere a posto aule, pitturare i muri, pulire ambienti con i nostri volontari e i nostri tirocinanti. E questa è una cosa bellissima. Tutto questo grazie alla donazione continua di questi beni. In più la cosa bellissima che nasce oggi è questo progetto con l'alberghiero, che i pochi ragazzi che vengono sospesi per problemi X dalla scuola, invece di rimanere a casa, saranno con noi i pittori della scuola. Quindi è una cosa innovativa e molto carina questa qui. Lo facciamo già alla Mengaroni e al Mamiani con gli studenti. È una cosa che serve. Chi sbaglia vede che ci vuole fatica poi per riparare il suo errore. Quindi è una cosa molto bella che necessita della città.
Concetto davvero di società civile importante. Infatti io chiedo a Chiara, che è coinvolta in prima persona nella Onlus, ma io credo che questa cosa ti dia una grande soddisfazione proprio anche dal punto di vista tuo, dal punto di vista umano, giusto? Sì, a livello personale comunque dà grandi soddisfazioni, perché ti senti proprio parte di un progetto che porta del bene all'interno della comunità e del nostro territorio, quindi in ogni caso ti senti utile ed è bello vedere comunque le conseguenze di tutto il lavoro che facciamo, le cose positive che portiamo all'interno della collettività, quindi è molto molto bello. Sì, infatti il concetto del sentirsi utili è un concetto che, se fosse allargato probabilmente a tante parti della società, migliorerebbe la vita proprio di tutti noi. Sì, infatti poi il nostro scopo è anche quello di legare con altre realtà del territorio della città. Siamo in prima a tendere la mano agli altri enti. Noi oggi collaboriamo in maniera costante e quotidiana con Caritas, Banco Alimentare, con altri enti. Non è una possibilità, è un obbligo, secondo me, degli enti cittadini unirsi e collaborare in questo periodo triste. E poi avete unito, oltre a questo concetto, proprio il concetto della salute col defibrillatore. Il defibrillatore è uno strumento importantissimo, salva le vite, quindi effettivamente che nell'istituto alberghiero ci sia un defibrillatore donato dalla Onlus è un significato davvero importante. Sì, popolazione importante l'alberghiero, non è un piccolo istituto. Il defibrillatore è un oggetto, ma con il defibrillatore andiamo anche a fare dei corsi agli studenti, una cosa importante, quindi sapere utilizzare lo strumento e fare altre manovre salvavita per il loro lavoro, per la loro realtà, la loro famiglia, per la vita quotidiana, che farà anche curriculum poi agli studenti usciti dall'alberghiero. Siamo stati presenti all'Istituto Santa Marta, all'Istituto Alberghiero di Pesaro, alla presentazione delle iniziative della collaborazione fra la scuola e la Onlus Gulliver, che nell'occasione ha donato un defibrillatore. L'abbiamo visto prima, è uno strumento fondamentale davvero per la sicurezza di tutti. Al di là di questo dobbiamo davvero fare i complimenti sia alla Onlus che all'istituto, perché attraverso questa sinergia, questa collaborazione, c'è la possibilità davvero di dare origine a un circolo virtuoso di economia circolare, dove vige proprio la regola del riutilizzo, e abbiamo anche sentito parole fondamentali quali solidarietà e senso civico. Davvero un'iniziativa encomiabile. Rossini TV era qui per voi.